Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Misteri del Mondo. Oggi parleremo di Marte e delle sue numerose anomalie. Il tema ha un suo inizio già a fine 800, quando l'astronomo Schiaparelli parlò di canali su Marte, però questa parola venne infelicemente tradotta in inglese con il termine canals anziché channels, e appunto canals in inglese sta per canali, ma canali artificiali. Da lì quindi il pensare che l'astronomo si riferisse a canali di costruzione artificiale anziché canali naturali. Marte ha fatto tantissimo parlare di sé nel 1979, nel momento in cui due studiosi ricercatori, Carlotto e Molnar, esaminando alcune immagini della sonda Viking che appunto era andata su Marte, videro quella che sembrava proprio un volto. Lo stupore fu elevatissimo, soprattutto al momento in cui, anche analizzando altre immagini, questo volto sembrava appunto essere presente sul pianeta rosso, a prescindere da eventuali giochi di luce e di ombre. Ecco, queste foto vennero appunto analizzate e mostrarono come appunto fosse una struttura tridimensionale. Addirittura queste ricerche vennero avallate da un celebre professore dell'Università di Sonoma, per quanto la NASA ovviamente smentì e affermò trattarsi di un semplice gioco di luci e ombre. L'unica soluzione qual era? Quella di effettuare ulteriori passaggi con altre sonde, e questo accadde solamente nel 1998 con la sonda Surveyor, che mostrò un qualcosa di totalmente diverso. Le prime foto mandate dalla sonda Surveyor mostrarono un panorama completamente appiattito. Queste foto, soprattutto una foto, gli studiosi si accorsero che i valori di contrasto e luminosità erano stati tutti variati per far mostrare una superficie decisamente più piatta e meno anomala di quanto in realtà non fosse. Perché infatti poi delle foto successive mostrarono invece come appunto l'effigie del volto fosse assolutamente ancora presente. Per cui il dibattito, per quanto in prima battuta sembrava essere stato eliminato, il dibattito continuò. Ecco, qui i ricercatori si divisero molto, perché alcuni affermarono trattarsi di una struttura naturale, di niente di che, altri invece continuarono per la via dell'artificialità, mostrando appunto come non solo vi fosse questa struttura, ma, elemento ancora più importante, nei dintorni della presunta cosiddetta sfinge marziana vi fossero tantissime altre strutture anomale, nello specifico strutture di forma piramidale, strutture quindi che andavano a connotare l'intera area come fortemente anomala, dal momento in cui non si trattava solo di un elemento strano, ma di tante costruzioni. Il problema è capire se si può essere in presenza quindi di una struttura artificiale o al contrario di una semplice struttura naturale. E su questo si sono espressi vari ricercatori affermando che a loro giudizio si tratterebbe di una struttura assolutamente artificiale, che però al passare del tempo ha reso, come dire, meno riconoscibile nella sua artificialità. Vi sono numerose altre fotografie, quelle di alcune presunte piramidi, come accennato, quelle di una struttura a forma di ziggurat, per cui non si tratta solo della Sfinge su Marte, ma vi sono tante altre strutture che portano a ritenere che in un lontanissimo passato il pianeta Marte possa aver ospitato civiltà. Quando si tratta magari di centinaia di migliaia di anni, è ovvio che è difficile trovare una prova lampante dal momento in cui appunto il passare del tempo, a causa delle forme di erosione, di rovina, per cui anche eventuali strutture artificiali vanno invece ad assumere connotati di maggior naturalezza rispetto a una struttura che fosse stata costruita 10 anni fa. Il dibattito è aperto su numerosi fronti, perché Marte, come dire, racchiude in sé una lunga serie di misteri. Da un lato, infatti, abbiamo coloro che affermano esservi ulteriori prove di forme di vita passate su Marte. Vi sono coloro che appunto hanno notato anche una struttura a forma di nuraghe, con una sorta di varie pietre sovrapposte tra loro. Vi sono poi coloro che hanno notato una specie di cupola, una strana cupola che appare in una recente foto. Questa cupola è molto simile a una cupola che si trova
nell'isola di Devon, all'interno di una struttura della NASA, e alcuni hanno ipotizzato che in realtà le missioni NASA non vengano mandate su Marte, ma le fotografie vengano effettuate proprio sull'isola di Devon, dove c'è questa area e struttura della NASA in cui vengono effettuate prove e simulazioni di spostamenti su suolo marziano. Questo perché? Perché il suolo dell'isola di Devon è abbastanza simile al suolo marziano, però è ovvio che non vi sono particolari prove se non appunto questa struttura a cupola che comunque presenta elementi di sicuro interesse. Un altro elemento che fornisce dubbi in merito alle ricostruzioni ufficiali è quello relativo alla presenza di fotografie NASA in cui si vedono strani oggetti volanti nel cielo marziano, oggetto tecnologico volatile, insetto, per cui di fronte a questa casistica qua tutti si sono molto stupiti, hanno detto com'è possibile che vi siano o forme di vita o oggetti tecnologici. Un ulteriore elemento di interesse è quello relativo ai cosiddetti informatori, soggetti che sono venuti allo scoperto raccontando addirittura di aver lavorato su Marte. Ecco, qua siamo ai confini, se non oltre, della fantascienza. Non vi sono prove dirette a supporto, se non queste testimonianze. Basti pensare anche alla testimonianza di Andrew Basiago, un avvocato dello stato di Washington, che è venuto alla ribalta con affermazioni appunto ai confini della realtà relative a Marte. Basiago ha affermato appunto dell'esistenza di un progetto segreto, dell'esistenza di missioni spaziali parallele, dell'esistenza quindi di un programma che avrebbe portato l'uomo su Marte, questo all'oscuro ovviamente della popolazione. Nel momento in cui Basiago mostra delle foto in cui non si vede nulla di eclatante e in queste foto, al contrario, egli afferma esservi di tutto, forme di vita, addirittura in una foto ha visto un dinosauro, è ovvio che la testimonianza si autosqualifica di suo. Questo ovviamente non va a escludere la possibile esistenza di missioni spaziali parallele, quindi missioni spaziali ulteriori rispetto a quelle di cui siamo a conoscenza, missioni spaziali presumibilmente basate su mezzi di locomozione diversi da quelli di cui siamo a conoscenza. Siamo appunto in presenza di un pianeta che da sempre affascina e che continua a serbare molti segreti, segreti che potranno essere svelati esclusivamente con ulteriori missioni, con ulteriori fotografie, ulteriori passaggi che finalmente possano fornire un minimo di luce. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima puntata.